What a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Call of Cthulhu. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che l'ultima volta ragazzi abbiamo assistito ad un paio di colpi di scena pazzeschi. Perché? Perché abbiamo trovato Sarah Hawkins viva, anche se in uno stato mentale abbastanza compromesso, e il marito Charles Hawkins alla fine ragazzi l'abbiamo ammazzato, è morto. Abbiamo scoperto che la sua intenzione era comunque, anche se forse un pochettino distorta, quella di proteggere sua moglie. E adesso non ci resta che vedere cosa succederà. Sara e il suo amico Algernon Drake, ragazzi, hanno intenzione comunque di fermare questo benedetto errante, di rispedirlo nella sua dimensione. E noi non possiamo che attenerci a questo piano. Per cui sono impaziente di vedere cosa succederà adesso. Andiamo a continuare. Ok, la volta scorsa ragazzi eravamo arrivati fino a qua, avevamo trovato l'amuleto che appunto Drake aveva detto essere importantissimo per insomma attuare questo piano, perché proteggerà molto probabilmente Sara dalle forze insomma che la vogliono praticamente soggiogare, diciamo così. Per cui non perdiamo più tempo, dobbiamo mostrarglielo, sempre se mi ricordo dove trovare l'ufficio in cui si trova Drake in questo esatto istante. Mi scordo sempre, sta casa è talmente grande ragazzi. Eccoci qua, eccoci qua. Drake, guarda cosa ho trovato. Sarai felicissimo. Dagli l'amuleto. I think I've found what we're looking for. Let me see that. Dammi qua. That's it. It's perfect. Siamo safe. Sì, sì. I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. Ok, ha finito così, va bene, dobbiamo per cui avvertire Sara, ragazzi, che abbiamo trovato sto benedetto amuleto, va bene. Intanto comunque ragazzi, visto che ci siamo, prima di dimenticarcene, dobbiamo assegnare 2 punti personaggio al nostro Ed. Per cui per la psicologia e il fiuto, ragazzi, ci siamo quasi, direi di assegnarli appunto a questi due aspetti qua. Abbiamo raggiunto il punto, insomma il livello 4 per quanto riguarda il fiuto, stiamo per raggiungere il livello 4 per quanto riguarda la psicologia. Benissimo. Sara, vuoi sapere che cosa ho trovato? Un oggetto incredibile. I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you. Considering that nothing will help you change your mind. A quanto pare. You must understand. I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. Ecco. This story is going to end. Ma no, Ed, non dica così. Yes. Chief West is here with Sullivan. Oh. Okay. Bradley, you take care of Sarah. I will deal with them. You sure? All right. Oh, Bradley. Salve signori, cos'è che vi ha portato fino a qui? Ah? Alla camminata di Ed. I've been hearing about you a lot lately. You seem to enjoy causing trouble. Ah, sì, certo. Nice job, chief. You got me. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Calma, calma. Witnesses have identified you as the one who set fire to Rivers. Ah, io? How convenient. That's not the whole story, is it? Ma davvero? I don't care about your stories. Save them for the judge. You know, us cops, we base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time. Non ci sto a credere, ragazzi, davvero ci hanno arrestato. Ci hanno arrestato davvero. Ci stanno portando via. Oh! Ma come? Cioè, ma no, non ci sto a credere. Cioè, dopo tutto il casino che abbiamo fatto per trovare l'amuleto e tutto il resto, ecco, adesso ci spiattellano alla stazione di polizia. Con l'aiuto di Drake, Ed ha ottenuto un amuleto che sarebbe in grado di proteggere Sarah Hawkins dalle forze maligne che la bramano. La pittrice ha rivelato al libraio il suo desiderio di uccidere l'errante dimensionale per espiare i suoi peccati. Prima che Ed riesca a fermarla, viene arrestato dalla polizia.
Ah, quali adesso? Cioè, me dovete spiegare, scusate, vi rendete conto, no? Che il Riverside è un manicomio, che all'interno ci sono persone non sane di mente che potrebbero inventarsi qualsiasi cosa. Magari mi hanno visto passare là, hanno detto, oh, guarda, quello lì sta per appiccare il fuoco. Ah, vabbè. Eccoci qua. Ci toccherà, insomma, provare a dimostrare. Mamma mia, che è sti intro? Mamma mia, ma ci hanno rinchiuso proprio alla grandissima. You know, I've heard a lot about you, Mr. Sì, già Pierce. me l'ha All detto, good, I hope. signore. It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on Darkwater. Entering private property twice. Aggression. Insulting behavior. And to top it all, Ecco, vabbè. arson. Oddio. Cioè, se vogliamo parlare un po' più dal punto di vista psicologico, uno potrebbe dire sono pronto a cooperare con lei, però questo qua già si è posto in maniera sbagliata con me, mi sta antipatico. Per cui non direi di aggredirlo così, ma la verità ha un prezzo. Listen, in my line of business, we are obliged to overstep certain limits. We're not just talking about illegal surveillance. You were being accused of serious crimes. There's nothing serious in what you've said, and you've got no proof that I started the fire. Appunto. Don't you worry. I'll Ah, find quindi non some. ce le ha le You're gonna prove. waste time and effort on me while terrible things are happening on this island. Yeah? So what's going on that I don't know about? Se gli parliamo del culto, ragazzi, probabilmente ci riderà in faccia, per cui sono indecisa. Probabilmente ci riderà in faccia anche se gli diciamo il caso Hawkins è tutt'altro che risolto, perché comunque della polizia, ragazzi, avevano detto che il caso era chiuso. A sto punto direi non ha senso sprecare il mio tempo. You wouldn't believe me anyway. Infatti, And you would be ecco. entirely E correct. appunto, I vedete, don't avevo like your ragione. prying line of work. PIs sticking their nose into things that aren't their concern. Come on, I'll show you È to il your nostro new lavoro. residence. I'll be back later to ask you some questions. I hope that you'll make the right choice and confess to Ma che everything. cosa dovrei It would be as confessare? unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt Ah, more certo. advanced Che mi sta questioning. minacciando, I have no agente? doubt about that. Good night, Mr. Pierce. Ah, ok, quindi mi tocca passare la notte qua, ma che davvero? Mr. Pierce, the truth seeker, we meet at last. No, no, stammi lontano, Who's eh. there? Oh. Oh, what the hell? What the fuck? Ma che diavolo? Ma. Oh, merda, miseria! No, 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 no! Oh! Qualcuno mi aiuti? Oh, merda. I am the one men named Leviathan. Not because of the scale of my terrestrial form, but as a reminder of the immensity of my knowledge, which I came to share with you, human. Ah sì? Oh. Wow! T'accorgi che sto per annegare, Do vero? not struggle. Io. You will not be able to speak Ma perché sono escape my sott'acqua? Io presence. respiro aria! Aria! No, no, oddio. Non so, ragazzi, cioè non capisco quali possano essere le intenzioni di questo coso. Provo a parlare, direi che è inutile, una scelta inutile perché siamo appena accorti che è inutile provare a parlare. Proviamo ad opporre resistenza, allora. I told you to behave. You are here to accept the knowledge and follow the path that leads to your freedom. Ma chi l'ha chiesto? Ma chi. This is an offer that the likes of you, particularly those with such rare characteristics, cannot refuse. The more you bend your human spirit to make it able to receive the truth, the closer you will come to embrace his power. Non lo so, amico, non lo Where so. is the Oracle, Truth Seeker?
Would you like to see her? Ma non so di che stai a parlare, te rendi conto? Però ragazzi, cioè, me puzza tanto sta cosa, perché non riesco a capire se è una cosa positiva o se c'è sta del marcio sotto, capite che ve voglio dire? Però, cioè, a sto punto sono tentata di dire accetta la conoscenza, sono tentata di vedere effettivamente cosa intende questa figura. Va bene, sì, ricorrerò il rischio, accetta la conoscenza. Is she not the very object of your quest? What the hell? I'll let you see for yourself. But do not forget. Your fate has already been written. Okay, e allora che me stai a dì? Our paths shall cross again, truth seeker. Boh, io non ci ho capito niente, ragazzi. Oh! Oh, che facciamo? Vestiamo i panni di Sara? If you happen to use your powers again, you may lose more than your life. It is not about me, but innocent lives. I hope that your sources are reliable. The bootleggers have the painting. If the dimensional shambler is to appear, he will do it here. Mi sa che già l'ha fatto. I knew it. Oh, dove vai? Oh. Not again. Oddio, che... Che diavolo? Ma perché non mi ha aspettato sto stronzo? Non ha visto che sono caduta? Algernon, come back! Oddio, Gesù. Va bene, ragazzi, stiamo vestendo i panni di Sarah Hawkins. Incredibile, ma vero? Vorrei tanto capire che cosa ho combinato accettando la conoscenza, o come cavolo si chiama... Quindi, cioè, è tutto... Where is Algernon? And the Shambler. Oh, chi è quella gente? Oh. Cioè, dico, è davvero tutto molto, molto, molto interessante, eh? Cioè, è... Comunque ti stuzzica la curiosità. Non si torna più indietro, davvero. Ah, è impossibile ormai risalire là sopra. Va bene, ma... Che cosa dovrei fare? Dove dovrei andare? Qui c'è del sangue, sempre tutto molto interessante. Non lo so, ragazzi, io non so. Non so cosa pensare, cosa credere. Ormai non so più a cosa credere, perché... Cioè, Ed, secondo me, se ne è uscito totalmente de cervello. Cioè, su questo non credo ci siano poi più tanti dubbi. How many are there? Ah? Ma chi? Chi? Di chi parli, Sara? Di chi parli? Ah, oh, cadaveri, tutto ciò non è assolutamente positivo, direi. Ah, ora lanterna, incredibile, ma vero, ammazza, per vedere meglio il sangue, allora no, grazie. Seguiamo le tracce, che dite, le tracce di sangue, io spero davvero che... Come si dice? Oh, qua c'è della gente, eccolo là, Drake. Oh! Drake, che fai lì? Hey! You can't leave us! Sorry, old man. Ah, Leica. It's either you or me. No! What are you... No! Open! Open! Open up! Open this door! It's here. Sì, ok, sì, andiamo, certo. Va bene, qua che c'è? Ah, olio, perfetto. Andiamo, Drake. How do we kill it? Ah? The Shambler can open breaches between dimensions. Ok. He uses glyphs as anchors to stay in our world. Then I must destroy these glyphs. Ok. Exactly. How can I find them?
I will make the glyphs visible so you can revoke them. Okay. By doing so, this zone will be protected by a barrier. Perfetto. Stay inside the shield. Certo, è il lavoro sporco lo faccio io. I'll create a protective barrier. Get back inside it as soon as you sense the slightest danger. Ok, qua c'è il dipinto. Oh merda miseria. Ok, trova e distruggi il primo. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. Sul pavimento. Ok, quindi siamo sicuri, ragazzi, solo all'interno di questa barriera. È sul pavimento. Cioè, quale? Dove? Potrebbe essere dovunque. Accidenti. Ma che davvero? Find that symbol, Sarah. It should react to the use your lamp. Ok. Fatto sta che, mamma mia. Vabbè, è un casino, ragazzi. È un casino perché dobbiamo trovare la bellezza di tre glifi e siamo al sicuro soltanto all'interno della barriera che circonda Drake. Per cui indo cazzaro la sta sto glifo, dico io, sul pavimento, da qualche parte sul pavimento, grazie a sta gran ceppa. Dove? Ah, eccolo qua. The glyph. I can't move it. Is it acting against me? The ritual is working. Don't worry, it's just until I ward it off. Oddio. Oh no. The wanderer is back. Ma dai. Merda miseria. Corri. The second symbol has been revealed. You know what you have to do, Sarah. Okay. Need some oil. Okay. Sta cosa fa venire il panico. Questo è poco ma sicuro. Sì, ma dov'è il glifo? Dimmelo. He's getting stronger and more aggressive. If he catches up with you, try blinding him. Dove accidenti è il secondo glifo? The second glyph must have appeared. Ma dov'è? Dov'è? Dammi un'indicazione, dico io, no? Una. Almeno prima mi ha detto è sul pavimento, bla bla bla. No, aspetta. È sul pavimento. Adesso che mi hai detto? Adesso non mi hai detto proprio una ceppa di niente. Eccolo. Eccolo qua. Come entro qua? Oh! Fatemi entrare. Come ci entro qua? Ah. La concia tua madre! Vai via! Cazzarola! Minchia! Ok, a quanto pare, ragazzi, non mi devo avvicinare poi tanto prima di accecarlo. Ok. Vai via! Stupido mostro! Vattene via! Ok, ma non basta. Oh, merda miseria! Vabbè. You startled me, my friend. I have the impression the Shambler is trying to anticipate our actions. Ma dai, davvero? Ma davvero? Ho bisogno che me lo dicessi tu. Già l'ho trovato, mi stava credendo. Dagli su. Ok, ma così dovrebbe bastare? Ok. Oh, corriamo. No, è chiuso. No, ti prego. Ti prego! No, cazzarola, mo dove passo? Dove vado? Oddio! Accidenti, mi sta per finire l'olio, mi sta finendo! Now is when matters get complicated. I must breach the barrier to ward off the creature. You have to lure it in front of me, Sarah. I need some oil. Do you understand? Ah, once it goes after you, I need you to guide it towards me. Ah, pure. E certo, siccome sta situazione non mi creava già abbastanza panico. Che bello, no? Tanto te fa il lavoro facile. Sta dietro la sua barrierina delle mie palle, a lui che gliene frega. Only one glyph left to find. Che sì. Lo sto cercando, tu sia maledetto. Manca di pena volta. No, dai.
Ci penso io! Tu stai tranquilla, Sarah Hawkins. Certo, come no. Dov'è? One eternity later. Ragazzi, sono 3 ore che sto girando qua intorno. Io sto cazzarola di glifo non l'ho mica trovato, eh. One eternity later. Cioè, raga, era qua. Ma è possibile che io non sia passata di qua? Ho capito, ma... Come cazzo la faccio? Oh, merda. È veloce, ragazzi, io non vedo dove sto andando. È veloce. Eccolo, 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 eccolo. Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. No, olio, olio. No, dai, 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 dai. Drake, ammazzalo. Oh. Ci siamo, sì o no? Ah, usa il dipinto. Eccolo qua. No, Drake! Let's go, Sarah. It's over. Oh. Do you hear something? I can hear him. He calls me. Sarah! No! Algernon. It's too late. Ma perché? Dopo che abbiamo fatto tanto per rinchiuderlo lì, no! You must resist. Please, don't! No, Sara. Cioè, questa mi sembra una grandissima cacata, perché, cioè, abbiamo fatto tanto, no? Abbiamo fatto tanto per scacciare sta bestia di merda e rimetterlo dentro al suo dipinto, al suo portale, diciamo. E lei alla fine di tutto, no, mi sta chiamando, non ce la faccio, fammi toccare il dipinto. Oh, e alla fine succede l'irreparabile, cioè quello che non volevamo che succedesse. Cioè, mi sembra una scusa un po' di merda, dai ragazzi, cioè che cavolo. Oh, deve resistere, sì sì, tocca il quadro. Cioè, una scusa per far succedere il patatrac e quindi far sì che alla fine appunto Sara si facesse soggiogare da ste benedette voci, da ste forze, chiamatele come cavolo volete, e che quindi adesso succeda l'impensabile. Sarah Hawkins, why did she do it? Damn it. Se lo sapessimo, Ed. Vabbè, ragazzi, allora mi ha appena salvato la partita. Ci sono rimasta un po' di merda, nel senso, per come è andata la cosa. Perché, vi ripeto, cioè, mi sembra soltanto una scusa banale per far sì che poi succedesse l'irreparabile. Quindi, boh, vabbè, ma mi ha fatto storcere un po' il naso sta cosa, ragazzi. Che dire, vedremo come Ed riuscirà a scappare, perché di sicuro dovrà scappare di prigione la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e abbraccio a tutti, ragazzi, ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!